Un premio per aver saputo promuovere la nostra città in Italia e nel mondo. Recita così la targa d'argento che il sindaco di Civitanova Marche, Massimo Mobili, e l'assessore Sergio Marzetti hanno voluto consegnare all'imprenditore Donato Giannini, titolare di Studio Model. Reduce dal programma di Fabrizio Frizzi, I soliti ignoti, Giannini si è detto onorato per il riconoscimento. È emozionato? Ma sono molto contento, diciamo che io tengo molto la mia città, quindi quando vado in giro, anche l'altro giorno stando alla trasmissione con Frizzi su Rai 1, ho detto solamente Civitanova Marche e lui mi ha ripreso e mi ha detto ma provincia di Macerata, ma a parte gli scherzi che poi Macerata ha tantissimi amici e la stimo come città. Sono contento perché quando si riesce a fare belle cose, cose positive, cose interessanti, sono cittadino civitanovese e quindi è un orgoglio sia per me e penso anche per la città. Il premio è stato consegnato dal sindaco Massimo Mobili. È un riconoscimento che lo dovevamo perché Donato lavora per la città, perché Donato non solo lavora per sé quando va in giro in Italia e nel mondo, ma porta comunque il nome di Civitanova, quindi direi che così tra virgolette un buon ambasciatore per la nostra città e per quello che la città fa. Presente anche l'assessore Sergio Marzetti. Donato Giannini, oltre che essere presente in diverse trasmissioni televisive, è anche un imprenditore del nostro territorio e rappresenta quello che è il nostro distretto calzaturiero, quindi il distretto che punta molto sulla moda, sull'abbigliamento e sulla calzatura. Di conseguenza ha raggiunto dei livelli di notorietà, ma soprattutto di professionalità tali che insieme a lui il territorio può emergere, può essere messo in evidenza. Noi utilizziamo appunto questo, il suo nome, la sua professionalità, le sue capacità, la sua immagine per valorizzare anche l'immagine della nostra città. Nato a Civitanova Marche 46 anni fa, Donato Giannini, dopo aver frequentato le scuole di moda più prestigiose come l'Accademia Shoes di New York, fonda nel 1984 Studio Model, azienda specializzata nella realizzazione di modelli per la calzatura. Nel 1989 inizia a lavorare con sistemi CAD-CAM, stringendo collaborazioni con le più importanti aziende del settore. Oggi, a 27 anni di distanza, Studio Model è l'azienda leader nel design della calzatura. Questo è stato un momento anche per ripercorrere le tappe che hanno segnato la sua carriera. Lei ha iniziato tanti anni fa, è partito da zero. Sì, diciamo che io a 20 anni, appena finito il servizio militare, ho intrapreso questa attività Studio Model che ho tuttora, ormai sono 27 anni, quest'anno festeggio 27 anni. Sì, ho iniziato da zero, quindi non ho avuto aiuti né statali né dai genitori, quindi mi sono sempre fatto spazio da solo, quindi le conoscenze nell'ambito lavorativo, nell'ambito di qualsiasi livello politico, dello spettacolo, me lo sono fatte da solo, quindi io spero, delle volte faccio anche delle lezioni nelle scuole, mi chiamano per vorrei trasmettere questa fiducia che io praticamente voglio far capire ai giovani che ci si può riuscire, cioè non demoralizzarsi. Una carriera ricca di esperienze, anche di conoscenze con personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, che viene raccontata in un libro che sta per uscire, una sua biografia. Sì, diciamo che è un libro che è scritto da Davide Gasparetti con la prefazione di Pippo Baudo. Prendo seriamente il mio lavoro, meno seriamente me stesso, racconta diciamo tutta la mia vita lavorativa nel mondo dello sport, della politica, dello spettacolo. Si parla da Jimmy Carter, dell'ex presidente degli Stati Uniti, a Dino Risi, a Alberto Sordi, a Vittorio Gassman. Diciamo adesso più di tanto non voglio anticipare perché il libro è uscito il 12 marzo, Renzo Arbore mi ha detto che tranne i suoi impegni all'ultimo momento sarà presente, come presente sarà il presidente della Lega Alfilo d'Oro, di cui il ricavato del libro andrà tutto devoluto in beneficenza alla Lega Alfilo d'Oro, quindi ho pensato a questa iniziativa benefica. E in più, ripeto, sarà sicuramente un libro che, come dicevo prima, potrebbe essere per i giovani una cosa fiduciosa, diciamo,
un modo per poter far sì che magari ti invoglia a fare, cioè, voglio fare anch'io quello che è riuscito a fare Donato Giannini.